Cari amici, bentrovati e grazie di essere con noi anche questa settimana su questa emittente alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. In questa rubrica un servizio tutto particolare. Ci siamo recati in punta di piedi in una sala della chiesa di Santa Chiara, una chiesa importante nella città di Sulmona che risale al XIII secolo quando venne costruito il grande complesso del monastero di Santa Chiara. Ebbene, in quest'aula abbiamo voluto come diocesi che ci fosse un laboratorio di restauro di oggetti sacri. È qualcosa di incredibile vedere come opere d'arte dal tempo vengono usurate, anche sfigurate, e poi con la perizia di persone attenti, di veri artigiani dell'arte, di artisti, vengono queste opere rimesse in piede e ridonate alle comunità. Allora vi invito a seguire questo servizio, è tutto dal vivo, è tutto in movimento. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. Vi invito a seguirci e come sempre vi auguro buona visione. Siamo nella bellissima piazza Garibaldi di Sulmona, ci stiamo dirigendo alla chiesa di Santa Chiara. Vediamo davanti a noi il bellissimo acquedotto medievale. La chiesa ha origini antichissime e addossata al monastero di Santa Chiara, fondato dalla beata Floresenda di Palena. All'interno della chiesa c'è la tomba di questa santa. Dove c'era l'antico monastero delle Clarisse, oggi c'è il museo, il polo civico diocesano con la biblioteca, con il museo con oggetti di rara bellezza che merita di essere visitato. È proprio sotto questo altare che è collocata la tomba della beata Floresenda da Palena, Hic Iacet Corpus Beate Floresella, fondatrice. Qui giace il corpo della beata Floresella, fondatrice del monastero delle Clarisse, 1260 anno del Signore. La chiesa di Santa Chiara è un capolavoro di barocco con tutte le decorazioni e poi la bellezza dei dipinti, delle tele e anche degli affreschi. È proprio in questa chiesa che abbiamo voluto uno spazio museale dedicato alla visita del Papa Emerito Benedetto XVI a Sulmona il 4 luglio del 2010. È nella sagrestia di questa chiesa di Santa Chiara che abbiamo realizzato la mostra fotografica dell'evento della visita dell'emerito Papa Benedetto XVI qui a Sulmona, ma un importante laboratorio di recupero di opere di arte sacra. Andiamo a vedere. Come dicevo, siamo all'interno di questa grande aula dove abbiamo voluto la mostra delle foto più belle della visita di Papa Benedetto qui a Sulmona, ma in questo spazio, dentro questa chiesa così antica di stile barocco, abbiamo voluto un laboratorio per il restauro dell'arte sacra. Abbiamo con noi due grandi artisti, Paolo e Fiorenza, che stanno lavorando su questa statua del Cristo crocifisso. Questa statua proviene dal convento di Sant'Antonio di Sulmona, posta collocata sull'altare, è un'opera
un'opera lignea di incredibile valore, ma adesso entriamo proprio nella bellezza del restauro e di quest'arte che viene riportata allo splendore. È un crocifisso di una bellezza unica, con una policromia impressionante. Ecco, si sta ridando proprio il colore al volto, alle braccia, e Paolo Cui dell'Associazione Arcovaleno è un restauratore affermato in campo nazionale, soprattutto qui nella città di Sulmona, dove ha operato tanti restauri. Ecco, Paolo, che cosa stai facendo di particolare su questa statua lignea? Dunque, siamo nella fase di reintegrazione cromatica. Sono già state eseguite una serie di operazioni propedeutiche alla reintegrazione, quindi il trattamento antitarlo, cioè contro gli insetti xilofagi che lo avevano aggredito, quindi la pulitura della parte policroma, della parte esterna, e la stuccatura, e adesso stiamo in fase di reintegrazione, cioè stiamo reintegrando tutte le lacune, cioè le parti mancanti di policromia, con dei colori a vernice da restauro, reversibili e cromaticamente accostate alle singole aree che corrispondono a, in questo caso, al volto e alla zona dei capelli e della barba. Quindi stiamo cromaticamente accostando le sfumature per ridare una leggibilità all'opera. Ecco, Fiorenza, se vieni da questa parte così possiamo meglio dialogare insieme a Paolo. Una cosa da chiedere. Dove si trovano le difficoltà dal punto di vista del restauro nel mettere mano su una bellezza artistica plurisecolare? La difficoltà è soprattutto quando ci sono attacchi di insetti xilofagi, il consolidamento del legno, la struttura del legno, e quindi una delle prime cose che segue al trattamento dei tarli è proprio il consolidamento della materia lignea, ed è una delle fasi più delicate nel restauro, perché questo fa sì che nel tempo l'opera d'arte possa essere fruibile, possa essere conservata a lungo. Paolo, una cosa volevo chiedere: com'era il colore prima di ritornare a questa fase originale e poi di ridargli vita? Beh, io spesso descrivo le opere d'arte come un sandwich, cioè ci sono dei layer, degli strati che via via si sono depositati nel tempo, in parte per alterazione della materia, perché la materia, soprattutto in questo caso, c'è una vernice che protegge, che è stata data a protezione dello strato a tempera di policromia, che con il tempo si ossida, si offusca e chiaramente altera cromaticamente tutto l'aspetto policromo, che invece in questo caso è venuto fuori ampiamente. E quindi, una volta rimossa la vernice ossidata e che contiene anche all'interno tutti i depositi dovuti dalle candele, dagli agenti atmosferici e polverosi esterni, chiaramente si arriva alla policromia a tempera, fatta su uno strato di gesso depositato sul legno, e quindi per questo dicevo il sandwich, perché sono dei layer, sono degli strati che danno la cromia originale e la finitura finale. Sì, io vorrei chiedere a Fiorenza una cosa in modo particolare. Qui ci sta il corpo del Cristo e si vedono queste venature. Cosa è successo in fase di restauro? Che cosa vi siete accorti? È scultura, oppure che cosa è successo? Cosa ha fatto l'artista per creare queste vene della statua? Sì, questa è una peculiarità che non avevamo mai trovato in altre statue lignee. L'artista ha inciso il legno e sull'incisione ha applicato un cordino di canapa colorato blu per realizzare tutto l'impianto venoso del Cristo. È davvero una peculiarità, perché per la prima volta, per quel che ci riguarda, troviamo questo tipo di realizzazione per l'impianto venoso. Generalmente veniva fatto pittorico, semplicemente pittorico. In questo caso invece abbiamo proprio un cordino di canapa. Sì, una cosa che questo crocifisso ha messo in evidenza nella fase di restauro, Paolo, è che ha la lingua
che è mobile. Com'è questo fatto qui? Penso è uno dei pochi crocifissi che noi abbiamo potuto vedere, e voi come restauratori ne avete fatto qualcuno di questo genere, o questo è il primo? Che succede? Dunque, questo Cristo che viene definito orante ha questa peculiarità, cioè ha un meccanismo all'interno della scatola cranica che veniva presumibilmente fatto agire con un cordino e che rende la parte interna della bocca e della lingua quindi mobile, e quindi veniva fatto orare. Chiaramente doveva essere stata eseguita questa tecnica, questa particolare metodologia operativa per delle rappresentazioni liturgiche o comunque per delle rappresentazioni che in qualche modo avessero bisogno di un certo pathos rappresentativo. Bello, bello questa fatta qui. Vediamo anche questo panneggio con questi colori dorati. Ecco, questo crocifisso che voi state restaurando, a che epoca risale? Qui siamo intorno al 1650, o almeno con la dottoressa Colangelo ci stiamo avvicinando a quella data, e la peculiarità, oltre che quelle, le peculiarità di questo crocifisso, oltre quelle che abbiamo descritto sino ad ora, è che è anche quella che tutto il torso interno risulta vuoto. E quindi stiamo cercando di capire. Quindi, se ho ben capito, la parte interna del corpo ligneo è vuota. È vuota. E come hanno fatto, visto che le parti non sono incollate, a poter incavare l'interno? E stiamo cercando di capire proprio questo con la soprintendenza, perché ci stiamo operando con una serie di monitoraggi interni per cercare di capire le lavorazioni come sono state eseguite, cioè gli scalpelli come sono stati inseriti. E sicuramente l'unico pertugio abile a svuotare il tronco era quello che si vede tra le gambe del Cristo, ed è un pertugio minimo, quindi chi lo ha eseguito sicuramente ha compiuto 350 anni fa un'opera d'arte così, qualcosa di meraviglioso. Ma io vorrei dire, adesso lasciamo, poi ritorneremo su questa immagine, se mi accompagnate, perché state restaurando anche un'altra grande opera, Sant'Emidio, e di questi tempi abbiamo bisogno della sua protezione. C'è l'Italia che trema, i terremoti che ci fanno ballare. Andiamo a vedere questa statua bellissima di arte napoletana su cui loro stanno ponendo le mani per il restauro. Andiamo. Ecco, siamo di fronte a questo spettacolo statuario di Sant'Emidio, una statua piena di colori da riportare alla luce, un volto meraviglioso su cui è stato già fatto un grande lavoro di restauro, e poi questo piviale, questo panneggio, la mitria. Questa è una statua settecentesca di arte napoletana. E abbiamo detto Sant'Emidio, con il libro che dice qui terra, la terra trema e quieta, e quindi lui la ferma. Vediamo anche che ai suoi piedi c'è l'edificio di una piccola chiesa, e questo edificio, come a dire, tienici forte, tienici nella fortezza. Ma sentiamo un poco, Fiorenza, questa chiesa la stiamo vedendo così adesso, con i colori, com'era prima e com'è adesso? Possiamo vedere il doppio volto di questa chiesa, diciamo così? Sì, era stato completamente ridipinto con degli smalti e con una porporina che nel tempo era scurita e aveva completamente coperto i colori originali. Quindi attraverso dei tasselli di pulitura siamo riusciti ad arrivare ai colori originali, che hanno una policromia completamente diversa. Addirittura sono state disegnate le tegole del tetto. Tutta la statua era stata completamente ridipinta con degli smalti, e l'oro a foglia che adesso si vede ricoperto da una porporina che con il tempo era annerita e quindi celava completamente la foglia oro originale. Fiorenza, andiamo proprio a vedere vicino la statua e vediamo un poco. Mi pare che il lavoro più interessante l'avete fatto sul volto, gli occhi, le arcate sopraccigliari, poi la parte del volto. Cos'è successo in fase di restauro su questo volto di Sant'Emidio?
Anche il volto chiaramente era stato ridipinto con diversi strati di smalto, di un solo colore, quindi non aveva la policromia originale, e erano stati ridipinti addirittura gli occhi, che sono stati realizzati in origine in pasta vitrea, e non si vedeva più la pasta vitrea. Quest'occhio, per esempio, ci dà un po' l'indicazione di come erano stati ridipinti, perché ancora siamo in fase di pulitura. Per il resto, facendo appunto dei tasselli di pulitura, siamo riusciti a ritornare alla policromia originale, che appunto ci dice, ci parla della bellezza della pittura dell'artista che ha realizzato questa scultura. Una cosa anche interessante, Paolo, tu ce la puoi descrivere un po' meglio, è che qui c'era il piviale, questa parte del piviale non aveva questo colore, quindi si era, diciamo così, col tempo caricata di tante tinteggiature, forse aveva... Che colore c'era lì sopra e voi avete riscoperto poi questo? Qui abbiamo ritrovato questo rosa, che ci assicurano essere l'originale, diciamo, della vestizione originale del santo. Era stato ricoperto con un verde e con una porporina su tutti i bordi. Lo stesso dicasi per il manto, che era di un rosso scurissimo e che quasi non faceva celava completamente questa policromia, che invece è luminosa, è viva e ha una trasparenza anche nel colore, nella tecnica pittorica, estremamente bella. Se mi segue, perché sto vedendo una cosa mentre il nostro operatore ci insegue dall'altra parte, descrivi un po' questa mano, perché questa aveva il colore di un modo, adesso è tutta diversa. Un'altra. Anche qui, come per il Cristo ligneo, le tecniche esecutive sono le medesime. Cioè abbiamo un supporto che è il ligneo, uno strato di gesso, uno strato di colore a tempera e poi una vernice sovrastante. Qui quello che vediamo qui è l'annerimento dovuto all'ossidazione della vernice e ai depositi che c'erano prima anche sul Cristo. Quindi questo tassello è un tassello di sporco che celava, come vede, la policromia, che invece si è mantenuta perfettamente sotto la vernice. Come dicevamo, questa statua appartiene alla chiesa di Santa Maria Assunta in Castel di Sangro, dove ci sono anche altre statue da restaurare. Si è messo mano su di questa, ma guardiamo la bellezza di questo piviale con tutta la doratura e con tutto l'aspetto floreale di cui è adornato. Intanto con Paola e Florenza ritorniamo all'interno, perché c'è anche un'altra statua che loro stanno restaurando, a cui stanno mettendo mano, e facciamoci dire che cos'è questa statua qui. Mi sembra un po' diversa dall'aspetto religioso, no? Che è successo qui? Che è successo? Che è questo volto? È una commissione privata. Questa scultura è stata eseguita da una scultrice di Sulmona, Claudia Colangelo, una trentina di anni fa, su commissione, e apparteneva, diciamo, alla famiglia di Ilio Di Paola, che è un curioso personaggio locale. Si è trasferito, nato nel 1926 a Entro d'Acqua, si è trasferito in America e ha avuto gran fama nello sport del wrestling. È diventato campione mondiale di wrestling, se ne fece una statua per commemorare questo grande lottatore di Entro d'Acqua. Questa statua ha subito un incidente, è caduta dal suo piedistallo e si è rotta in più di 100 pezzi. Quindi è una cosa che un po' esula dall'arte sacra, su cui noi normalmente... Esula dall'arte sacra, ma fa capire anche tutto il vostro ingegno e impegno anche come restauro. Io vedo qui tutta una serie di oggetti, venite così mi fate capire cosa c'è, che qui c'è la lacca, c'è il bitume, c'è l'olio di lino, c'è il bolo nero. Ecco, allora, tutti questi sono? Dunque, tutta quest'area qui appartiene alla sezione di doratura. Abbiamo restaurato i candelieri della cattedrale di Sulmona anche con il crocifisso ligneo, sì. Una cosa meravigliosa, quello fatto in foglia d'argento e in foglia d'oro per il corpo del Cristo. Quindi tutti questi materiali normalmente vengono utilizzati nelle varie tecniche di doratura e di patinatura della lamina metallica, che di volta in volta viene presa in considerazione. Ecco, io vorrei che ci accostassimo di nuovo davanti a questa
questo crocifisso, bellissimo, bellissimo. Volevo dire, questi colori, che colori sono? Sono colori a olio, no, colori a tempera, no, che colori sono? Dunque, sono colori a vernice da restauro. Tutti i materiali che noi utilizziamo devono soddisfare la reversibilità, cioè il criterio di reversibilità. Quindi questo tipo di colore che noi utilizziamo potrà essere reversibile chimicamente senza che si alteri l'originale anche tra 100 anni. Prima si agiva, diciamo, con materiali la cui reversibilità non era certa. Ora la nostra deontologia professionale ci impone di utilizzare materiali che siano reversibili e anche riconoscibili ai raggi ultravioletti, in questo caso. Ecco, Fiorenza, qui è la parte dei piedi. Io ti ho visto prima lavorare con una specie di bisturi come questo, perché questa parte, che cosa era successa a questa parte del piede? Questa parte del piede, per via dell'attacco xilofago, aveva completamente perso le dita, e quindi con la dottoressa Colangelo abbiamo deciso di ricostruire le dita mancanti. Quindi abbiamo inserito all'interno del legno dei perni in vetroresina, e sui perni in vetroresina abbiamo realizzato le dita con colla di coniglio e gesso di Bologna, cioè un tipo di stucco che si usava fin da tempi più antichi. Questo per ridare forma alla scultura lignea. Sul gesso di Bologna poi interverremo attraverso una reintegrazione pittorica con i colori al vernice di cui parlava prima Paolo, e con un tipo di reintegrazione che sia da lontano non visibile, ma da vicino riconoscibile come integrazione. Ecco, vieni, vieni. Paolo, volevo dire una cosa. Siamo in questa chiesa di Santa Chiara, che è un monumento di arte, di bellezza, nonché luogo di culto, in questa grande stanza dove c'è la mostra fotografica della visita di Papa Benedetto XVI a Sulmona, un laboratorio adesso. La Diocesi ha voluto creare con voi un piccolo accordo, un laboratorio, in modo che studenti, gente curiosa possa venire qui e vedere come un'opera d'arte ridotta male dal tempo, dalle intemperie, a volte dalla noncuranza, viene riportata ad una bellezza di arte, ma che quest'arte poi esprime la fede. Io penso che bisogna ringraziare tante persone amiche, come la sovrintendenza, come chi contribuisce anche a un finanziamento, oltre che dei privati che intervengono. Chi vuoi ringraziare? Beh, io in questo momento vorrei ringraziare innanzitutto, in questo caso, nel caso del Cristo Ligneo, l'associazione Inner Will e la Carispac, che hanno finanziato il progetto. Poi chiaramente con voi ormai c'è un rapporto di stima e di fiducia reciproco, e questo laboratorio, che è seguito anche dalla dottoressa Colangelo, quindi anche dalla sovrintendenza, si lavora in pool, sta veramente ottenendo dei risultati. Per un piccolo posto di provincia come Sulmona, veramente inaspettati. Entrano turisti, entrano persone incuriosite dal nostro lavoro, e soprattutto rendere visibile un intervento di restauro rende partecipe anche ai non addetti ai lavori, alla qualità dell'intervento, alla tipologia e all'attenzione che dovremmo avere per tutte le opere d'arte che questo territorio contiene. La fede ispira l'arte, l'arte esprime la fede, ma poi ci vuole anche intelligenza, sapienza nel campo del restauro, della conservazione, e anche attenzione. Si incontrano tanti giovani che vengono qui, le scolaresche, in modo particolare gli alunni del liceo artistico, che sono convinto restano entusiasmati e affascinati. Ma che cosa dà a una restauratrice e a un restauratore porre le mani su una realtà così sacra, così intensa, e farla rivedere bella nei colori e nelle forme? Beh, sicuramente insomma, questo è un aspetto molto importante. Al di là dell'intervento di restauro in sé come lavoro, c'è proprio
la delicatezza di operare su un'opera d'arte come un Cristo. E quindi chiaramente questo ci mette in una condizione di estremo rispetto. Rendere fruibile il restauro alla cittadinanza così come ai giovani è per noi un modo per trasmettere anche il nostro mestiere e quindi contiamo con questo laboratorio di poter soprattutto nei giovani che già sono venuti dell'Istituto d'Arte di Sulmona di poter trasmettere, di poter dare anche un'occasione di lavoro nel futuro per tanti ragazzi che non sanno bene che strada prendere. Questo è quello che insomma io credo sia una delle fasi più importanti nel lavorare in questo laboratorio. Ecco, un lavoro affascinante che parte dall'inizio, poi studiare il restauro, realizzarlo, farlo vedere in fase di esecuzione nelle sue diverse fasi anche a chi è curioso e visitatore e poi restituirlo a una comunità dei credenti. Ecco, questo Cristo con le braccia allargate parla ancora a tutti noi, parla ancora della sofferenza, del dolore. Cristo è morto per i nostri peccati, ha sofferto, ha patito per noi, inchiodato sulla croce, ma è anche il segno, il volto della misericordia di Dio, quelle braccia spalancate che dicono che nessuno di noi è perso, ma se vogliamo possiamo entrare in questo amore ed essere salvati. Ecco, un laboratorio per il recupero delle statue, degli oggetti sacri, anche di altre cose, qui a Sulmona, un segno nel tempo che fa vedere ancor più la bellezza. E chi salverà il mondo se non la bellezza? E l'arte è la via di questo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Con questa domenica inizia il tempo di Avvento. È un tempo di attesa con due caratteristiche. La prima, la preparazione al Natale, in cui ricordiamo la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini. E l'altra, l'attesa della seconda venuta del Signore Gesù alla fine dei tempi. Il Vangelo di Matteo, che abbiamo ascoltato, contiene tre esortazioni. Vegliate, cercate di capire, tenetevi pronti. Vegliare significa stare svegli, attendere la novità di Dio,
è non vivere imprigionati nella banalità del quotidiano, come avveniva alle persone ai tempi di Noè, che mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito e tutto finiva lì, senza prospettiva di futuro. La vita che viviamo spesso ci porta a liberarci e a lasciarci andare al mondo, alle sue lusinghe, alle sue preoccupazioni, alle false felicità. Rimanere svegli significa essere rivolti a Cristo e alla sua parola che dà senso e profondità al vivere. Cercate di capire, dice Gesù, come a dire: rifletti con prudenza e con saggezza sul tempo che vivi, non buttarlo via. Tenetevi pronti, cioè sii preparato all'incontro con il Signore per andare pienamente a Lui, unico Signore della vita. Noi cristiani dovremmo essere quelli che amano la venuta del Signore Gesù e la attendono con struggente desiderio. Dio che viene apre nuovi spazi, nuovi orizzonti, perché non ci sfama con piccoli bocconi di terra, ma sazia la nostra grande fame del cielo. Prepariamoci allora al Natale, ascoltando di più la parola di Dio, dedicando più tempo alla preghiera e celebrando i sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, facendo il bene con gesti concreti di carità. E allora è un bel tempo di attesa. A tutti auguro una buona e serena settimana, nella pace e nella gioia del Signore.